vita dura quindi per quei giovani avvocati che stiano cercando un modo diverso per farsi qualche nuovo cliente. Sì, in un momento di crisi generale dove tutti i settori, diciamo, sono toccati da questa purtroppo problematica molto grave, mi sono deciso a fare un po' di pubblicità alla mia attività, anche sulla stampa locale, in varie forme, tra le quali, insomma, poi ho visto che poteva essere un'ottima idea quella di rivolgermi ad un sito di coupon e mi sono detto perché no. Samuele Baroncelli di Pistoia è specializzato in risarcimenti extragiudiziali, in pratica nell'evitare i tribunali. Dopo aver preso questa decisione, con il consulente di Groupon abbiamo buttato giù una proposta da inserire sul sito che prevedeva una offerta di trattativa stragiudiziale al prezzo di 39 euro anziché 500 per un coupon oppure 69 euro anziché 1000 per due coupon. Una scelta di marketing estrema, quantomeno per uno studio legale, ma assolutamente in linea con il trend di molti altri professionisti che negli ultimi tempi si sono rivolti ai siti di coupon, non senza qualche polemica, come ci spiega Boris Egni, l'amministratore delegato di Groupon Italia. Un anno con tante polemiche l'anno scorso, polemiche nate nel momento nel quale Groupon ha iniziato a proporre sempre più offerte, innanzitutto nel settore medico, ma poi anche con architetti, con certificatori energetici, con ingegneri, e man mano che abbiamo ampliato la tipologia di deal a sempre più categorie dove operano dei professionisti, c'è stata anche una replica da parte dei rispettivi ordini. Nel mio caso è l'ordine degli avvocati di Firenze che non ha gradito e che ha iniziato una certa polemica, diciamo, sostenendo che per il codice deontologico e per tutte le norme interne all'ordine degli avvocati ovviamente non è possibile fare un certo tipo di pubblicità. Così il dottor Baroncelli si è trovato al centro di una battaglia che vede ormai da una parte gli ordini professionali e dall'altra quelli di Groupon. Ogni volta che sono coinvolte dei partner appartenenti ad un ordine scatta puntualmente una risposta dell'ordine che non capisce perché alcuni dei suoi membri fanno qualcosa di innovativo, usano internet per comunicare una nuova offerta, per portare in casa nuovi clienti, per far provare un prodotto a dei clienti che prima non potevano permettersi o non conoscevano il prodotto. La pubblicità non è un dovere o un diritto dell'avvocato, è un diritto del cittadino di conoscere le specificità, le capacità, la competenza, le specializzazioni e il costo del professionista e poterli comparare fra loro. E dire che parlando di pubblicità, la legge Bersani aveva introdotto la possibilità di farne e anche abolito le tariffe minime. Con il decreto Bersani si sarebbe dovuto vedere, diciamo, specialmente nel nostro settore come anche in altri, una completa inversione di marcia su questo punto. Però purtroppo ci sono in questo settore delle resistenze, degli insabbiamenti anche dal punto di vista dell'attuazione legislativa, e il sistema in sé ha la capacità di resistere a questo tipo di innovazione. Dal 2006 fino ad oggi, se un avvocato faceva tariffe molto basse, il Consiglio Nazionale Forense interveniva? No, non poteva intervenire perché le tariffe minime sono state abolite. Però è intervenuto, nel senso... No, lì un discorso diverso, è intervenuto là dove si facevano non tariffe basse, ma si proponeva il compenso, la retribuzione di prestazioni con delle modalità che erano considerate disonorevoli. La dignità e il decoro della professione hanno un grande valore, ma hanno un grande valore per l'avvocato e per la categoria, non per i cittadini o per gli altri, perché lei non può imporre ai cittadini di farsi carico del mantenimento della dignità di una categoria. Chi accusa Groupon di abbassare il costo di un servizio, una prestazione, non ha capito come funziona Groupon. Noi non abbassiamo dei prezzi, ma facciamo quel che noi chiamiamo dei deal che durano 24 ore su una prestazione puntuale ad un forte sconto. Ma nei codici deontologici non mancano gli appigli per vietare una pratica come quella dei coupon, con buona pace di quei giovani professionisti che stiano cercando un modo per farsi valere sul mercato. Quando pensiamo ai giovani avvocati, pensiamo a giovani che svolgono una attività che sia
che è un intellettuale e che abbia tutta l'apparenza dell'attività intellettuale e non invece quella del, come dire, del supermercato. Io capisco che questo possa essere inteso come una versione, tra virgolette, nobile, aristocratica della professione forense, però noi rifiutiamo qualsiasi equiparazione all'attività d'impresa. Allora, l'utilizzazione di tecniche di carattere imprenditoriale, che per inciso sono vietate dal codice deontologico, il cosiddetto accaparramento della clientela, implica che questa visione del modo nel quale si svolge la professione è antitetica rispetto a quella che noi vorremmo che affermare. Già il Consiglio Nazionale lo chiama accaparramento di clientela, con un termine dispregiativo. Invece è normale che un giovane che voglia farsi strada cerchi di sottrarre il cliente agli altri. Quindi mi pare la cosa più normale e più ovvia, però se io devo pagare lo stesso prezzo per avere un avvocato giovane e invece posso utilizzare un avvocato con maggiore esperienza, non andrò sicuramente da un giovane. Tornando al dottor Baroncelli, alla fine nessun problema. Dopo le opportune verifiche, l'Ordine di Firenze ha infatti appurato che non è iscritto all'albo degli avvocati, cosa di cui non c'è bisogno per questioni extragiudiziali come quelle che lui tratta. La mia fortuna viene dal fatto di non essere iscritto all'ordine. Io credo fermamente che fino a un certo punto, nei decenni che sono seguiti al dopoguerra, il codice deontologico e gli ordini professionali hanno costituito un baluardo importante di tutela e di garanzia per il professionista. Però credo altresì che se non si rinnovano, se non aprono a nuove possibilità di esercitare la professione e di pubblicizzare la professione, i maggiori penalizzati saranno proprio i giovani professionisti. Un caso esemplare è quello dello studio Assistenza Legale per Tutti di Milano. La loro colpa? Il nome. Ma andiamo per gradi. Abbiamo voluto portare un'idea assolutamente innovativa in Italia e lì è nata questa idea di alta assistenza legale per tutti, allora si chiamava in questo modo. Nel 2007 il giovane avvocato Cominotto con la socia, l'avvocato Passerini, ha deciso di aprire a Milano un negozio legale, cioè uno studio legale a tutti gli effetti ma al piano terra, con la vetrina, come se fosse un negozio. Era la prima volta che uno studio legale scendeva proprio sulla strada, quindi a livello strada e senza segreteria, quindi con accesso diretto e colloquio diretto con gli avvocati. I loro punti forti, oltre al fatto di essere un negozio legale, erano la prima consulenza gratuita ed il preventivo. Noi abbiamo fatto del preventivo dal 2008 la nostra barriera, quindi la chiarezza nei confronti dell'utente. Questo non significa per forza dover pagare il meno possibile, però significa mettere nelle condizioni il cliente di sapere in anticipo quanto andrà a spendere. Tutte cose che possiamo immaginare abbiano smosso alquanto il paludato sistema dell'avvocatura italiana. ALT sembra funzionare sin dai primi mesi, arrivano anche i primi riconoscimenti a livello internazionale. Allora è stata una grande innovazione, come tutte le innovazioni possono fare paura, perché qualcuno può pensare che effettivamente gli porti via una parte di lavoro. Ed ecco che pochi mesi dopo la loro apertura arriva un esposto da parte di un collega che accusa ALT di muoversi al di fuori dei dettami dell'ordine. Che cosa vi accusavano, tra virgolette? Ci accusavano, tra le altre cose, di accaparramento di clientela dovuto anche al nome che allora avevamo. Allora ci chiamavamo ALT Assistenza Legale per Tutti e loro sostanzialmente dicevano che questo nome era suggestivo e che ALT obbligava le persone, invitava le persone a fermarsi e entrare nella nostra attività.